Gentili signore e signori, un cordiale saluto. Nel lunedì di Pasqua dal circuito di Calenzano torna infatti questo tradizionale appuntamento che occuperà l'intera giornata, perché si inizierà al mattino con la gara degli esordienti, poi ci saranno le donne esordienti e le allieve, ma noi con questo nostro servizio iniziamo a parlare della categoria allievi, che è il quarto appuntamento dei cinque previsti su questo circuito del Colle, denominato anche circuito degli assi, perché negli anni 60 si svolse per alcuni anni un circuito con tutti i più grandi campioni dell'epoca, che ebbe un grande successo. Da allora il nome circuito degli assi, ma anche circuito del Colle, perché si tocca via del Colle, si parte da via delle Cantine, via delle Vigne, un circuito non facile di 3 km e 400 metri, per gli allievi sono 49 chilometri da percorrere. È il momento della firma del foglio di partenza. Giornata senza sole, grigia, ma per fortuna non piove, mentre soffia invece un po' di vento su questo anello. E l'organizzazione, quando si parla di appuntamenti ciclistici a Calenzano, è quella della Fosco Bessi di Calenzano, del presidente Alvaro Belli, ma con lui vogliamo ricordare Saverio Metti, che tra l'altro è uno dei direttori di corsa assieme a Giacomo Martelli. È avvenuta la partenza per quanto riguarda gli allievi, che erano 84 come numero di iscritti, in 78 hanno preso il via. Questa è la 71esima edizione della Coppa Comune di Calenzano. In pratica iniziò quando fu fondata la società di Calenzano nel 1948, ed è valevole anche come 18esimo trofeo degli assi, denominata anche giornata azzurra, ma vorremmo aggiungere tranquillamente anche giornata rosa, visto i due impegni femminili, del quale ci occuperemo comunque in un altro servizio. Vediamo dunque questa partenza subito veloce per quanto riguarda questa gara, una gara attesa, perché al via ci sono una quindicina di formazioni, ci sono anche alcuni team extraregionali, quindi un confronto interessante anche per le caratteristiche tecniche di questo percorso di Calenzano, che alla distanza sicuramente potrebbe determinare anche una certa selezione, tenuto conto poi anche della giornata, come abbiamo detto, con il vento. Dopo aver visto le fasi iniziali di apertura di questa gara per allievi, eccoci al quarto giro. Sono stati percorsi quindi una quindicina di chilometri. La situazione vede il gruppo compatto, andatura buona, gli atleti della formazione di casa nelle prime posizioni, e in questo momento ad iniziare da Morandini, l'atleta che ieri nella competizione Rescheto Cup cercò anche la soluzione di forza, la soluzione solitaria, quando mancavano 7-8 chilometri alla conclusione. Fu lui in pratica ad accendere la miccia e a proporci poi un finale davvero scintillante, con la brillante affermazione ottenuta da Crescioli, il secondo posto di Savino e il terzo invece di Bosicevic, un altro dei più bravi sicuramente in quella competizione. Gruppo comunque compatto, questo è il tratto di variante che è stato realizzato recentemente nella zona di Calenzano. Siamo tra Calenzano e Settimello, e a proposito, il ritrovo per quanto riguarda tutte e cinque le manifestazioni, e poi naturalmente anche le premiazioni finali, sono ospitate dal circolo MCL Don Minzoni di Settimello. Quindi c'è questa collaborazione, questa sinergia tra questo locale e la Fosco Bessi di Calenzano, che ha voluto tener fede a questo impegno che vede impegnate ora gli allievi, ma che naturalmente ci sta con tutte le altre categorie, rendono una giornata davvero intensa. E poi tra pochissimi giorni, il 1° maggio, altro
appuntamento importante con il Gran Premio Lavoratori, sempre per la categoria allievi. Intanto si fa vedere in questo momento con il numero 80 Roberto Sessi, l'atleta della Ceretolese 1969, che è l'anno di fondazione di questo team emiliano, sceso in Toscana con due o tre elementi sicuramente interessanti, e questo a lungo quando si transita dalla zona del traguardo, che come abbiamo detto è posto in via delle Cantine, dopo un lieve tratto in salita. Ora con le immagini andiamo al nono giro. Il gruppo è rimasto compatto anche per quanto riguarda naturalmente i chilometri precedenti, per una decina di chilometri, ma dobbiamo dire che è una corsa veloce, la media attorno infatti ai 40 orari, una serie continua di scatti, controscatti, repliche puntuali. Ora provano gli atleti della Iperfinish, avete visto con il numero 17 Lorenzo Conforti, sicuramente uno dei corridori più attesi, poi abbiamo con il 33 anche Vincenzo Russo, corridore che corre nella Polisportiva Mille Luci dopo essere cresciuto nell'Empolese, e con il 77 invece abbiamo Costa Pellicciari, attenzione a questo atleta già autore di un ottimo avvio di stagione, e questi atleti cercano di imbastire, di promuovere un tentativo di fuga. Con il numero 71 abbiamo anche Galeotti, la maglia grigio-rossa, quella della Monte Carlo Pizzeria La Rusticanella, questi cinque attaccanti che in questo momento hanno guadagnato qualche secondo nei confronti del gruppo, e vedete a fare l'andatura in questo momento con il numero 64, colui che ieri ha ottenuto il successo a Resceto, Ludovico Crescioli. Quindi cinque atleti al comando, Conforti e poi Galeotti, terza posizione per Russo, quarta posizione per Crescioli, in quinta posizione l'emiliano Costa Pellicciari. Questi cinque atleti all'attacco, la replica del gruppo dovrebbe essere abbastanza veloce, nel senso che si tratta di atleti sicuramente quotati tra i favoriti della prova, quindi coloro che sono rimasti nel gruppo sono già impegnati nell'inseguimento, c'è già un certo frazionamento. D'altra parte siamo nel corso del settimo giro in questo momento, e quindi la corsa ha già superato il 23esimo chilometro dei 49 previsti, siamo più o meno a metà gara, ma intanto vedete che il gruppo si va infoltendo, il gruppetto di testa, il quintetto trascinato da Crescioli con Costa Pellicciari sulla ruota, perché stanno rinvenendo naturalmente gli inseguitori, Conforti, Russo, Galeotti, ecco infatti un altro quintetto, ci sono anche un paio di maglie della Fosco Bessi di Calenzano, e ora ecco il gruppo che passa con un ritardo di una quindicina di secondi. Questa è la situazione, mentre la gara si mantiene sempre viva, interessante sul circuito del Colle e degli Assi a Calenzano, la 71esima Coppa Comune di Calenzano, trofeo degli Assi. Vediamo in questo momento quella che è la situazione, si è formato questo drappello al comando della gara, rivediamo con il numero 3 abbiamo Morandini, con il 6 invece Sitera, poi con il numero 11 Militello, il 17 invece è Conforti, e quindi abbiamo il 23, si tratta di Zingoni, il 33 invece è Russo, il 43 invece è Piccini, il 53 si tratta di Djordjevic, corridore dell'Aquila, brillante nella cronometro di sabato a Piosina di Città di Castello, e poi abbiamo con il numero 59 tra i protagonisti Rotundo, il 64 invece è per Crescioli, mentre con il numero 71 Galeotti, il 77 per Costa Pellicciari. Questi dunque gli atleti al comando della gara, il gruppo che si è formato, abbiamo
visto come è nata l'azione, prima il quintetto, poi c'è stato un rientro da parte di un plotoncino di 7 inseguitori. Ora abbiamo questi 12 atleti che stanno comandando la gara nel tratto dove la sede stradale è meno ampia di questo circuito del Colle, mentre naturalmente si cerca di incrementare il vantaggio per quanto riguarda la testa della corsa. L'accordo è abbastanza buono, vediamo ancora una volta gli atleti protagonisti di questo tentativo con il corridore della Monte Carlo Galeotti che si è voltato per vedere se alle spalle stiano arrivando qualcuno o meno, mentre là davanti a fare l'andatura abbiamo Di Ordivic, corridore dell'Aquila di Ponte Aema. Ora è Costa Pellicciari che va a fare l'andatura, maglia della Ceretolese, sale invece ora Morandini, davvero bravo questo giovane, ieri lo abbiamo ricordato a Resceto e poi con il numero 11 Militello, uno degli allievi del club Ciclo Appennini con 1907, e sono loro a fare l'andatura e hanno guadagnato anche una quindicina di metri, ci si controlla nel drappello al comando della gara nei 12 che sono in testa in questo Coppa Comune di Calenzano, trofeo degli assi organizzato dalla Fosco Bessi di Calenzano. Gli sponsor naturalmente sono quelli che garantiscono anche l'attività della Fosco Bessi di Calenzano, il patrocinio del comune stesso, quindi una bella competizione sicuramente, e questa degli allievi, lo abbiamo detto, è la quarta gara della giornata e quindi un proseguimento dell'ottimo avvio che c'è stato con gli esordienti e con le due gare al femminile che hanno visto come sempre diverse esponenti extraregionali al via. Si va in salita, questo è il tratto che porta verso il traguardo di via delle Cantine, con Ludovico Crescioli l'atleta a fare l'andatura, con Conforti che lo segue e ora lo affianca con il numero 17, poi la casacca di Niccolò Sitera, ieri decimo l'atleta della Fosco Bessi a Resceto nella la competizione Resceto Cup. Ora abbiamo invece l'immagine del gruppo, di quello che resta del gruppo forte di una trentina di unità, lanciato naturalmente ancora alla caccia dei battistrada, dei 12 battistrada, nel tentativo di neutralizzare questo attacco importante. E ora con le immagini siamo in pratica nella parte finale della competizione, mancano meno di 10 km al traguardo di questa gara, con il numero 61 va in questo momento ad attaccare Edoardo Coltelli, l'atleta dell'Unione Ciclistica Empolese Lupi Birindelli, lo vediamo, ha guadagnato una decina di metri, Coltelli impegnato in questo allungo. La situazione è cambiata, si vede chiaramente, nel senso che la fuga dei 12 non ha avuto successo, il gruppo è rientrato e ora si può parlare di gruppo completo patto con questo atleta, l'atleta pisano Edoardo Coltelli, che ha provato ad allungare ma è stato subito rintuzzato il suo tentativo di fuga, mentre siamo naturalmente con le immagini sul traguardo di Calenzano per la conclusione della prova. Il gruppo si mantiene compatto anche negli ultimissimi chilometri, avevamo visto questo allungo di Coltelli a due giri dalla conclusione, ma anche nel corso degli ultimissimi chilometri la situazione non è praticamente cambiata, il gruppo nonostante qualche allungo continua a rimanere compatto, dunque ci attendiamo da un momento all'altro l'arrivo dei concorrenti ed ecco questa volata, c'è la maglia della Ceretolese davanti a tutti e quella di Costa Pellicciari, c'è anche Martorana del club Ciclo Appennico e Zingoni che cercano di uscire, ma è l'atleta emiliano Costa Pellicciari che vince su Martorana, Zingoni, Conforti, Scelfo, Crescioli, Coltelli, Russo, Militello e Cervelloni in decima posizione. Bravo questo atleta, è stato protagonista, è andato in fuga e poi in questo sprint a ranghi compatti ha avuto ragione di tutti gli altri, relegando al secondo posto Francesco Martorana del club Ciclo Appenninico, al terzo Tobia Zingoni della Iperfil. Bello spunto in volata per Nicolò, quest'oggi una bella vittoria perché c'era una
buona qualità alla partenza, gara combattutissima, alla fine hai avuto la meglio. Sì, è stata una gara davvero dura con molta qualità alla partenza, gara durissima con questo strappo da ripetersi 14 volte. Non sapevo come stavo perché ieri ho corso, è stata una corsa dura, ieri ho fatto decimo. Questa stagione non è andata tanto bene come la scorsa, volevo rifarmi il prima possibile e oggi con una grande volata che neanche io mi aspettavo sono riuscito a spuntarla. Volata particolare perché in salita è controvento, come l'hai impostata? Sì, era tutta controvento, io il vento sono abituato a stare col vento in faccia e quindi ho deciso di fare tutto l'ultimo giro in prima posizione e ho preso la salita primo e quando gli ultimi 300 metri sono partito e nessuno mi è più riuscito a rimontare. Francesco, un buon secondo posto, una condizione importante, una buona condizione per te, questa stagione è iniziata nel migliore dei modi, oggi la conferma. Sì, una buona condizione fino ad ora e speriamo che resti fino alla fine. Una gara come questa, impegnativa, con tanto vento, sicuramente ha fatto emergere i corridori più in forma. Sì, è una gara molto impegnativa e poi da noi fatta molto veloce, però mi sono comportato bene anche oggi. Tobia, un terzo posto sul terzo gradino del podio, soddisfatto o forse speravi in qualcosa di più? Ma penso soddisfatto mai, c'è sempre da migliorarsi. Purtroppo avevamo puntato su una gara dura fin dalle prime battute di gara, difatti mi sono trovato in fuga solo dopo quasi 200 metri dalla partenza. È andato via un gruppetto, c'erano i migliori, sfortunatamente non siamo riusciti per la grande qualità e il numero che era presente davanti a portarlo fino all'arrivo. E in finale mi sono trovato davanti, non ero io il componente della squadra che doveva fare la volata, però mi sono trovato davanti, non ho tirato freni e sono riuscito a cogliere un buon terzo posto. Per questo ringrazio tutta la squadra, il mio allenatore Salvatore Palumbo e gli accompagnatori Cino Paolini e Sauro Conforti. Voglio salutare una persona che ha avuto un brutto incidente qualche giorno fa sulla via dell'Arnaccio, Luca Benvenuti, fratello di una mia ex compagna di classe. E in brutte condizioni, volevo augurargli una pronta guarigione e l'aspettiamo di nuovo in bicicletta.